Buongiorno a tutti, accomodatevi, ci sono posti per tutti, sì Matteo ci sei, perfetto, buongiorno, Venturini era in stand by, pronto a intervenire in sostituzione di Starace se non fosse arrivato in tempo. Allora molto, molto rapidamente, intanto siamo un po' imbarazzati, perché avevamo previsto la conferenza stampa sulle rinnovabili a Villa Doria e ci è mancato il sole, e siamo vista la piccola pioggerella che ha interrotto il nostro brillante allestimento, abbiamo dovuto ripiegare su Palazzo Chigi, ma è sempre un momento di grande importanza dal nostro punto di vista. Che cosa vogliamo presentarvi oggi? Vogliamo finalmente fare chiarezza, abbiamo aspettato volutamente la fine delle polemiche referendarie, post-referendarie, e anche la fine della discussione sulle amministrative, per presentare il lavoro di squadra che questo Paese intende fare sul tema delle energie rinnovabili. E lo vogliamo fare, sono loro grato, innanzitutto partendo dalle aziende. Noi abbiamo la prima azienda italiana come fatturato e lavoratori è Eni, la seconda è Enel, due grandi aziende multinazionali, che rispondono ovviamente agli azionisti sul mercato, sui mercati internazionali. Queste due realtà sono realtà che hanno ingegneria e innovazione tali da essere leader a livello mondiale, ma contemporaneamente hanno la possibilità, l'opportunità di intervenire a livello territoriale nel nostro Paese. E quindi di conseguenza oggi partiremo proprio da presentare i numeri e le priorità e le strategie di Eni ed Enel in questo settore. Ma la produzione di rinnovabili non serve, o meglio, non è efficiente senza la possibilità di avere una rete distributiva. E allora Terna, con il dottor Del Fante che parlerà dopo, l'ingegnere Descalzi e l'ingegnere Starace, avrà modo di illustrarvi i 4 miliardi di investimento dei prossimi 4 anni, 1 miliardo l'anno, sul tema che appartiene alla competenza specifica di Terna. Infine, la parte politica, con gli interventi dei ministri Galletti e Calenda, che termineranno firmando il decreto del ministro dello sviluppo economico, che vale 9 miliardi di euro per i prossimi 20 anni sulle rinnovabili. Dunque, un pacchetto di interventi che parte dalle aziende private e che dimostra, con l'impegno del governo e il sostegno del governo, che c'è una strategia verde di questo governo e di questo Paese, alla quale chiamiamo a orientarsi tutti i partner pubblici e privati che vogliono investire nel nostro straordinario territorio. Abbiamo firmato l'accordo di Parigi non perché faceva figo, ma perché l'accordo di Parigi è un pezzo della scommessa del futuro del nostro Paese. E di conseguenza siamo molto felici e orgogliosi di potervi presentare qui oggi i prossimi step. Allora io inizierei in modo molto chiaro e semplice da Claudio Descalzi per illustrare ciò che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi Eni farà sul nostro territorio, sul settore delle rinnovabili, e naturalmente per capire qual è la strategia pluriennale che questo grande gruppo, uno dei gruppi principali a livello mondiale, intende svolgere. Claudio, a te la parola. Grazie Matteo, buongiorno a tutti. Allora, chiaramente Eni è una compagnia oil and gas, questo è il nostro core business, però pur essendo in oil and gas abbiamo una missione aziendale, quella di andare verso un futuro low carbon, quindi con un contenuto carbonico inferiore, quindi un mix energetico differente che in prospettiva futura vediamo come gas e rinnovabili, e in questo contesto abbiamo una doppia sfida nel mondo, ma soprattutto in Italia. Noi abbiamo tantissime infrastrutture in Italia, abbiamo circa 7.000 ettari di infrastrutture fatte da 5 raffinerie, fra cui 2 sono verdi, abbiamo 8 stabilimenti nella chimica, 20 depositi. Abbiamo più di 100 piattaforme in mare, quindi abbiamo una copertura, un patrimonio industriale
che è presente da 40-50 anni, che in alcuni aspetti sta decadendo, sta andando a compimenti, in altri ancora è produttivo. Allora, la doppia sfida è quella di riuscire a fare una trasformazione industriale partendo dal vecchio e andando verso il nuovo, senza rottamare il vecchio, senza buttarlo, perché è ancora produttivo, è legato a posti di lavoro, è legato a sviluppi ancora esistenti. Allora, noi sulla parte di rinnovabili ci siamo mossi da molto tempo, soprattutto nella chimica, nella raffinazione, soprattutto negli ultimi 2 anni. Abbiamo già fatto delle trasformazioni industriali, perché Venezia è stata chiusa come raffineria tradizionale ed è già stato sviluppato una prima fase che produce 200.000 tonnellate all'anno di raffinazione verde, green diesel, con tecnologie proprietarie Eni. Deve essere fatta una seconda fase che va con combustibile di seconda generazione, e abbiamo chiuso Gela per trasformarla in una raffinazione verde, la chimica a Porto Torres, la chimica verde a Porto Torres, la chimica verde a Marghera, che inizia, è confermata, non ci sono dubbi a riguardo. Quindi è già iniziato un movimento di questo tipo. Allora, qual è la prossima sfida? Noi abbiamo sul territorio, abbiamo detto, una copertura importante, ma abbiamo un'altra opportunità. Abbiamo 4.000 ettari di bonifiche fatte, terreni completamente liberi, ma hanno una caratteristica: sono già predisposti, sono già recintati, hanno già tutte le infrastrutture e sono molto vicini ad altri complessi industriali. E sono terreni bonificati, quindi sono quello che chiamano discariche permanenti bonificate, su cui non si può fare assolutamente niente, ed è un terreno che diventa ideale per sviluppare del fotovoltaico in questa prima fase, e poi anche del solare a concentrazione con tecnologie proprietarie. Abbiamo individuato dei progetti, sì, è un anno e mezzo che ci lavoriamo, abbiamo individuato dei progetti che sono localizzati in 2 fasi, in Sardegna, in Sicilia, in Puglia, in Calabria, in Basilicata e in Liguria, quindi la maggior parte di questi progetti è al sud. Ci sono, nei prossimi 2 anni e mezzo, solo per questa fase, circa 250 milioni di investimenti. Ci sono 2 siti, sono a Porto Torres in Sardegna, a Semini, poi in Manfredonia, a Gela, quindi ci sono già siti identificati, e dovremmo fra prima e seconda fase arrivare a produrre circa 240 megawatt. Questa energia sarà ovviamente messa in rete, e la rete ovviamente ha una funzione principale. Questa energia servirà per sostituire il gas che bruciamo, e quindi con un risparmio non solo nel fatto che non bruciamo gas, ma anche un risparmio dal punto di vista economico. Questi terreni sono enormi. Noi per questa prima fase abbiamo selezionato 400 ettari sui 4.000 a disposizione. Quindi la potenzialità si può arrivare fino a 2.4 gigawatt. Questo discorso l'abbiamo iniziato insieme, stiamo già parlando con Francesco e con chi altro è disponibile per fare joint venture su questi terreni, per unire le forze e per accelerare gli investimenti. Questo è un fatto fondamentale, perché vuol dire trasformare questi siti, che sono siti morti e non utilizzabili, in qualcosa di vivo verso il rinnovabile. Questo è tutto quello che stiamo facendo sulla parte terra. È chiaro che il breve termine copre questi 400 ettari, ma il lungo termine, e qua stiamo parlando col Ministero dell'Ambiente, ci siamo già trovati col Ministro per fare un protocollo che copra tutta questa attività e quindi dia anche poi una ricaduta sulle regioni conseguenti, ed è ovviamente un programma a lungo termine. Questo programma non si ferma qua dal punto di vista delle rinnovabili, perché noi abbiamo anche altri siti, termogenerazione, e siccome stiamo lavorando ormai da tempo a poter
trasformare, diciamo, chiamiamoli rifiuti, oli esausti, comunque diciamo, elementi di seconda e terza generazione in elettrico, questo sarà fatto. Noi abbiamo molte centrali e questa è la sfida. Centrali che ormai non sono più utilizzabili, hanno ancora una vita residua, ma hanno anche un'emissione superiore e quindi dobbiamo trasformarle. Tanto per darvi un'idea, la parte di raffinazione verde, la trasformazione della raffineria di Venezia ha portato a una riduzione del 40% delle emissioni. E quindi sono tutti contributi estremamente importanti. Questa è la parte onshore. Abbiamo la parte offshore. Abbiamo detto 100 piattaforme. 100 piattaforme, di cui 25 piattaforme sono, diciamo, o di passaggio e sono utilizzabili. E stiamo già, abbiamo già installato pannelli solari, ma stiamo facendo dei laboratori marini dove queste piattaforme avranno una, diciamo, sono proprio veri e propri laboratori, perché faremo il fotovoltaico, l'abbiamo già fatto, faremo l'eolico e faremo anche, i progetti sono già pronti per essere realizzati, anche lo sfruttamento dell'energia marina, in questo caso sia correnti, sia motondosi, sia gradienti, quindi differenza in salinità o in temperatura. Allora, questi sono studi che stiamo facendo con l'MIT, ma sono studi che vogliamo portare in fase realizzativa, come se queste piattaforme fossero dei laboratori, come se fosse una Silicon Valley italiana galleggiante, di strutture che dovranno essere dismesse. Noi abbiamo circa 3 miliardi di costi di dismissioni, che comunque verranno fatti, ma dei laboratori che probabilmente terremo vivi per provare queste nuove tecnologie che stiamo studiando con Milano, Torino e l'MIT e poi svilupparle, quindi una trasformazione vera e propria, una trasformazione industriale. Allora, il piano è, diciamo, quello più rapido e accelerato sarà quello fatto sui siti dismessi onshore e subito dopo verrà fatto quello sui siti marini, sulle piattaforme. Quindi vuol dire, ed è una grande sfida, creare occupazione sicuramente, non buttare via quello che è stato fatto nel passato, ma usare il passato per poter costruire il futuro. I primi interventi, come vi ho detto, saranno fatti in Sardegna, in Sicilia, quindi due siti in Sicilia sul fotovoltaico, due siti in Sicilia in Sardegna sul fotovoltaico e un quinto a Manfredonia in Puglia. Dopo questo incontro, dopo le discussioni col Ministero, incominceremo a parlare con le Regioni, a livello locale abbiamo già verificato la disponibilità, sanzioneremo, quindi decideremo, approveremo gli investimenti, questi investimenti in settembre e avremo la prima realizzazione dei primi 70 megawatt nel 2017. Un piano che inizia adesso, finirà questo primo fra 2 anni e mezzo e in parallelo ci sarà tutta l'analisi della parte offshore. Gli investimenti globali su questa componente rinnovabili saranno di circa dai 700 al miliardo. Il vantaggio è che sono investimenti ridotti perché lavorano su infrastrutture esistenti, quindi i terreni sono pronti, le strade d'accesso, non ci sono lavori civili da fare e questo vale anche per le piattaforme che avranno un impatto sui percorsi marini inferiori di pale eoliche che devo inserire perché sono già lì le piattaforme e già tutto il sistema marittimo è già definito con la loro presenza. Quindi anche questo dà meno investimenti e una grande accelerazione. Quindi il concetto è basarsi sull'esperienza e sulle infrastrutture passate, utilizzando le nostre persone, le nostre idee, i nostri investimenti oggi per costruire un futuro che deve avere forzatamente un contenuto carbonico inferiore. L'obiettivo come Eni, non solo in Italia, ma anche nei paesi esteri, è al 2025 rispetto ad oggi di una riduzione di emissioni del 25%,
Con un programma Italia accelerato penso che questo target possa essere ampiamente migliorato. Grazie. Grazie all'ingegner De Scalzi. Siamo abituati a pensare all'ENI soltanto come una realtà di oil and gas, è una realtà straordinaria di oil and gas in tutto il mondo, ma una realtà che su questi temi vuole segnare la strada e penso che sia un elemento che dovrebbe far fischiare le orecchie a qualcuno che nei mesi scorsi ha fatto polemiche nei nostri confronti. Noi vogliamo portare qua il nostro paese, come sta cercando di fare dal suo punto di vista Enel, che ha unito Enel ed Enel Green Power nelle settimane scorse e nei mesi scorsi, che ha investito a livello internazionale, ma che ha una strategia anche sul livello nazionale particolarmente interessante. Francesco Starace. Bene, grazie. Io vi parlerò brevemente di tre cose. La prima di produzione di energia elettrica, la seconda di distribuzione di energia elettrica, la terza di una fabbrica di produzione di pannelli solari e di ricerca. Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica, quello che si osserva in questo momento a livello mondiale è il seguente fenomeno, una impetuosa e ormai relativamente chiara crescita degli investimenti nel tutto il mondo delle energie rinnovabili. I dati del 2015 fanno vedere un investimento record a livello mondiale di 329 miliardi di dollari, che è circa 5 volte più alto del numero di 10 anni prima, e se considerate che in questo momento è di gran lunga la fonte di energia che attrae maggiore investimento dal punto di vista della produzione di energia elettrica. Le aspettative sono che questo trend continui, e l'Agenzia Internazionale per l'Energia stima che circa il 50% dell'addizionale capacità a livello mondiale sarà da fonti rinnovabili, e questo è un dato su cui ormai ci sono accordi e c'è totale coincidenza di vedute. Noi questo ce lo aspettavamo da tempo, abbiamo cominciato a lavorare proprio su questo da molto tempo, e quello che in questo momento stiamo cercando di fare è accelerare da questo punto di vista la posizione che abbiamo molto forte. Il motivo per cui questo sta avvenendo è molto semplice: le fonti rinnovabili hanno uno sviluppo tecnologico turbolento ed estremamente futuro, c'è un grande futuro davanti, non è assolutamente finita la storia, sono modulari, sono scalabili. Si possono costruire in tempi molto brevi, parliamo da 12-24 mesi, chiaramente non hanno impatto per quanto riguarda la CO2 e per di più hanno una, come ho spiegato prima, crescente competitività di prezzo. Le ultime aste a cui Enel Green Power ha partecipato con successo in Messico, in Perù, in Marocco dimostrano che a fronte di buone risorse eoliche e solari i prezzi che si riescono a spuntare sono inferiori a quelli che si riescono a ottenere con tecnologie tradizionali e combustione. L'Europa è stata la prima parte del mondo dove questo sviluppo è partito. L'Europa ha aperto la strada e ha creato le premesse per questa grande globale industria che adesso abbiamo davanti. Sappiamo che a Parigi è stato raggiunto un accordo storico, un accordo che ormai mette a tacere chi pensa che il cambiamento climatico sia un'invenzione o una casualità della natura. A fronte di questo accordo abbiamo oggi un impegno a livello europeo di continuare il percorso di decarbonizzazione, quindi continuare una spinta nella crescita delle energie rinnovabili che ci portino al 2030 ad avere una penetrazione di queste energie superiore a quella che avevamo previsto nel 2020. Per quanto riguarda il settore della produzione di energia elettrica, stiamo parlando che a livello europeo il 47% della produzione di energia elettrica al 2030 dovrebbe venire da energie rinnovabili. Oggi in Italia siamo al 33%, quindi abbiamo un buon risultato, ma ancora molta strada da fare. E siccome siamo in Italia e parliamo d'Italia, noi qui vogliamo un po' spiegare che cosa è che vorremmo fare. Innanzitutto parliamo un attimo della situazione di Enel Green Power, che da quando abbiamo cominciato a lavorare, quindi dal momento della quotazione ad oggi, ha investito circa 9 miliardi di euro nella crescita, quindi nei passati 5 anni, di cui
1,9 in Italia, quindi in Italia è stata una parte importante di questa crescita, considerando che c'è tutto il mondo davanti. Oggi abbiamo in Enel Green Power 10.700 megawatt di generazione, è la più grande azienda rinnovabile al mondo in questo momento, soprattutto se consideriamo che stiamo trasportando in Enel Green Power 25.000 megawatt di produzione idroelettrica a livello mondiale, che faranno di Green Power un colosso nel campo delle energie rinnovabili di dimensioni circa 3 volte la società più vicina che c'è al mondo. E quindi questo per dimostrare quanto per noi questo tipo di fonte di energia sia ormai centrale. Circa il 50%, poco più del 50% della crescita dell'Enel nei prossimi anni, che sono circa 17 miliardi di euro, quindi più del 50% di questi sono destinati a investimenti in crescita nelle rinnovabili. In Italia abbiamo 380 impianti di produzione di energie rinnovabili, con tutte le tecnologie, idroelettrico, geotermico, biomassa, solare, eolico, qualunque, non manca nulla, circa 3.000 megawatt di capacità installata e davanti a noi un buon percorso di crescita. Questo percorso lo stiamo delineando, naturalmente ipotizzando che in Italia si recepiscano evidentemente gli accordi a livello europeo, vengano ratificati come ha appena fatto la Francia e quindi ci sia un impegno a raggiungere i target che ci siamo detti. Parliamo di geotermia. Sulla geotermia abbiamo un primato a livello mondiale, come tutti voi sapete. L'Italia è la culla e dove è nata la geotermia. Sono italiani i tecnici che hanno scoperto i giacimenti geotermici in tutto il mondo negli anni 30, sono ancora italiani i migliori tecnici nel mondo, sia in termini di prospezione, sia in termini di costruzione, sia in termini di gestione della risorsa geotermica nel mondo. Oggi in Italia abbiamo un potenziale molto grande, non completamente sfruttato. Stiamo ipotizzando un investimento di circa 500 milioni di euro nel prossimo quinquennio, per un totale di circa 100-120 megawatt che porteranno circa 700 nuovi posti di lavoro, e prevediamo altri 120 megawatt aggiuntivi per rifacimenti e aste che dovrebbero venire in questi anni. In geotermia abbiamo anche iniziato a collegare impianti termici a impianti biomassa. Abbiamo in Italia il primo impianto ibrido al mondo da questo punto di vista, che collega tecnologia biomassa con tecnologia geotermica. Quindi geotermia importante. Parliamo di eolico. L'Italia è al 9° posto nel mondo in termini di capacità eolica installata e ha un parco eolico che ha un'età media intorno ai 10-12 anni. Perché vi sto dicendo questo? Perché lo sviluppo di queste tecnologie, pensate, è tale che oggi, se noi prendessimo i campi eolici italiani e ci andassimo a montare delle macchine moderne, produrremmo dal 50-70% più di energia con lo stesso vento. Questo significa che tutti gli investitori italiani, questo è un discorso che vale anche fuori dall'Italia naturalmente, ma parliamo d'Italia, se potessero avere davanti una chiarezza al di là dei 20 anni di concessione e di permessi che hanno in questo momento, avrebbero una grande opportunità di investimento arrivati alla fine della vita utile delle macchine, sostituendole con macchine nuove. Quindi c'è un ciclo di investimenti che si schiude a tutto l'eolico italiano. C'è un bello studio che è stato fatto dalla società Altesis, che porta a un beneficio stimato di circa 2,2 miliardi di euro l'anno per quanto riguarda la riduzione del prezzo dell'energia che potrebbe derivare da questa ulteriore capacità di energia prodotta dal fonte eolico. E quindi c'è una grande opportunità. Noi pensiamo di partecipare a questa idea, speriamo di trovare il quadro regolatorio normativo adatto a poter finalmente investire. Si tratta, vi faccio notare, di investimenti senza incentivazione, ma basati esclusivamente sulla convenienza di questa fonte energetica d'ora in avanti. E quindi c'è un potenziale importante che si stima intorno ai 4.000 megawatt da qui al 2020. Per quanto riguarda il solare, sappiamo come abbiamo fatto in Italia, abbiamo poco meno di 20.000 megawatt, una posizione molto forte, una costruzione che è stata turbolenta in poco tempo. Noi stiamo in questo momento producendo uno sforzo importante di consolidamento di molte realtà molto frammentate che esistono sul panorama italiano. Cerchiamo di mettere insieme un portafoglio di circa 1.000 megawatt in Green Power,
acquistando impianti esistenti che sono gestiti in maniera un po' approssimativa, e poi speriamo in un futuro di crescita soprattutto sulla parte tetti e retail. Quindi c'è un grande sviluppo in Italia davanti in Italia per quanto riguarda la generazione solare distribuita. Vi faccio notare che in questo momento in Italia ci sono poco meno di 600.000 impianti solari di taglia grande, piccola e media. Quindi c'è una colossale diffusione di questa fonte di energia che è stata possibile grazie alla rete che abbiamo messo insieme. Abbiamo uno sforzo importante nella biomassa, in questo momento siamo impegnati nel processo di riconversione degli zuccherifici che sono stati chiusi a seguito dell'accordo dell'Italia di uscire dalla coltivazione della barbabietola dello zucchero. Abbiamo un piano di conversione di circa 70 megawatt su nuovi impianti e la conclusione della costruzione dell'impianto di biomassa di Finale Emilia di 15 megawatt per un totale di circa poco meno di 100 megawatt. Tutto questo lo potremo fare e lo potremo fare se continueremo ad investire nella digitalizzazione della rete di distribuzione, che è, come voi sapete molto bene, uno degli assi portanti dello sviluppo delle fonti rinnovabili in società in cui hanno raggiunto una certa penetrazione. Se non si digitalizza la rete, la crescita delle energie rinnovabili viene pesantemente rallentata. Noi abbiamo un programma di sostituzione di 32 milioni di contatori digitali e di miglioramento delle performance digitali della rete che ci vede impegnati dal 2016 al 2020. È uno sforzo che vede l'Italia avanti nel mondo in assoluto, non c'è nessun paese che in questo momento sta implementando le nostre tecnologie, è uno sforzo di investimento che cuba circa 2 miliardi e 200 milioni ed è una grande opportunità anche di costruzione di know-how nell'industria italiana che partecipa direttamente a questo investimento. Vi ricordo che a fronte di questa grande crescita delle rinnovabili e dell'importante sforzo di digitalizzazione sentirete sempre più parlare di accumuli, i cosiddetti batterie o storage. Sono delle tecnologie che stanno per arrivare alla loro maturità commerciale. Si occupano di questo momento di batterie varie industrie, una è la nostra, l'industria classica degli utility, un'altra è l'industria automobilistica, se ne parla tanto, e ci sono altri segmenti industriali che si stanno affacciando in questo momento su questa fase. Oggi noi diciamo sulle batterie abbiamo cominciato a lavorare molti anni fa, abbiamo due impianti, uno a Catania e uno a Potenza Pietragalla, uno solare e uno eolico, in cui abbiamo inserito batterie per permettere a questi impianti di avere performance assolutamente straordinarie dal punto di vista della modulazione. Voi sapete c'è un problema sulle rinnovabili, non sono modulabili. Non è vero, si tratta soltanto di metterci un po' di cose dentro, dopodiché gli impianti si comportano perfettamente come tutti gli altri. E questo, in questo noi stiamo molto spingendo e stiamo spingendo anche sulle batterie residenziali, cioè quelle che si metteranno nelle case a complemento dei pannelli solari. Abbiamo cominciato a farlo in Sudafrica, lo stiamo poi portando, questa esperienza la porteremo in Italia appena avremo capito un qualcosina di più. In conclusione, per tornare un pochino ai numeri, perché so che altrimenti non siete contenti, allora noi abbiamo detto che pensiamo di investire circa 2 miliardi e 200 milioni in reti sotto il capitolo contatori digitali, smart cities e colonnine di intelligenti per la ricarica delle automobili. Su questo poi avremo modo di raccontarvi quello che stiamo finendo di studiare con il Politecnico di Milano. Abbiamo circa 2 miliardi, 2 miliardi e 2 sulle rinnovabili per come ve le ho raccontate. Da questo chiaramente dipenderà anche un pochino da quello che sarà l'evoluzione normativa italiana, ma pensiamo da questo punto di vista abbastanza confidenti che troveremo a livello europeo una congruenza, e poi naturalmente abbiamo la trasformazione di 23 siti produttivi di vecchie centrali che abbiamo cominciato a chiudere, le stiamo trasformando in altre cose. Questo comporta un investimento di circa 200 milioni tra bonifiche e demolizioni, più gli investimenti che non siamo in grado di quantificare, che riguarderanno il loro destino, la loro vita futura, quindi questa metempsicosi degli impianti che vedremo di caso in caso. Però è un bel progetto che in Italia abbiamo cominciato con grande piglio
e che vi dico già, in giro per il mondo ci hanno chiesto come avete fatto a non fare 23 funerali e a fare 23 rinascite. Anche questo è una cosa che in Italia si può fare. Grazie. Grazie a Francesco Starace, tra l'altro appena tornato da New York e da una missione nell'America Latina a incontrare un po' di presidenti e di coltivare alcuni business dell'Enel in quel continente. Prima di passare a Terna, io vorrei che fosse chiaro per gli italiani il messaggio. Le migliori tecnologie, le migliori competenze stanno nelle aziende italiane che lavorano in questo settore. Il pianto e la lamentazione tradizionale, per le quali però noi sulle energie rinnovabili non siamo in forma, non siamo in prima linea, deve finire. Perché i numeri che vi sono stati appena citati, dagli ettari che tra Manfredonia e Assemini vengono immaginati da Eni per la ripartenza delle rinnovabili in alcune zone strategiche. Gli esperimenti, si fa per dire, non si chiamano esperimenti, le innovazioni che attraverso gli accordi con le università, credo che le aziende appena citate abbiano accordi con il Politecnico di Milano, con il Politecnico di Torino, con le fucine di cervelli più importanti del nostro paese, ci permettono di dire che siamo all'avanguardia sui contatori digitali, sull'innovazione, sulla gestione del futuro delle energie. Questo deve essere molto chiaro perché dovremmo essere orgogliosi di ciò che stiamo e stanno facendo. Accanto a questo, naturalmente, c'è il grande tema della distribuzione e della rete. Lo ha accennato per la parte dei contatori Francesco Starace e credo che lo possa spiegare molto meglio di me su questo tema Matteo Delfante, che qualche settimana fa ha inaugurato insieme a noi il ponte sotto lo stretto, cioè il collegamento che permette di risparmiare 600 milioni di euro in bolletta a Terna, ma più che a Terna agli italiani, e che permette di velocizzare e aumentare la tecnologia dell'innovazione in questo settore e che oggi ci racconta i 4 miliardi nei prossimi 4 anni che intende investire in questo settore. Matteo. Grazie Presidente. Forse inizierei dalla fine, quindi con una piccola notizia. Abbiamo inaugurato quell'opera il 28 di maggio e abbiamo stimato che sulla base dell'abbassamento del prezzo dell'energia in Sicilia, su base annua sarebbero stati 600 milioni di risparmio. Sono passati 20 e passa giorni e possiamo confermare che le nostre previsioni erano corrette, quindi su base annua l'effettivo risparmio sulla bolletta sarà di quell'ordine di grandezza. Tutto quello che avete sentito in termini di sviluppo e di transizione energetica che l'Italia ha iniziato, è più avanti degli altri paesi, ma continuerà a fare, è possibile soltanto se c'è una rete che accompagna il percorso. Terna, come sapete, è il primo operatore indipendente europeo. Abbiamo una rete in questo momento di 72.000 chilometri, valorizzata a 13 miliardi di euro. E seguiamo costantemente, cerchiamo di anticipare, quindi già da diverse settimane con gli ingegneri e i tecnici di Eni stiamo valutando i singoli siti per gli allacciamenti e per capire in quelle zone come quel carico andrà a pesare sulla nostra responsabilità, che non è soltanto quella di fare la rete, ma poi di bilanciare l'energia. Il nostro è un lavoro, da un certo punto di vista, mi permettetemi, un po' ingrato, perché finché c'è la luce accesa nessuno si accorge di Terna, il momento in cui c'è un problema tutti se ne accorgono e noi siamo chiaramente sul banco degli imputati. Quindi dobbiamo prevedere e accompagnare gli sviluppi importanti di un paese che già oggi è il primo come percentuale di produzione rinnovabile rispetto alla domanda al mondo, con l'8%. Lo facciamo transitando energia per il Paese. L'orografia italiana ovviamente è molto meno facile di quella, che ne so, della Francia. Ci sono regioni in Italia che hanno un deficit strutturale di energia e che importano e basta, e che noi dobbiamo
muovere. Abbiamo avuto diversi giorni quest'anno che siamo riusciti a esportare in diversi paesi dal sud, ma quello penso non all'estero non stupisce, ma abbiamo esportato verso la grande Francia delle centrali rinnovabili, perché avevano periodi di manutenzioni e l'energia in Italia, anche di fonte rinnovabile, soprattutto prodotta al sud, è stata convogliata verso il mercato francese. Quindi per noi è importante convogliare in Italia per fare in modo che la non programmabilità attuale delle fonti rinnovabili non crei problemi sulla rete, ma il più possibile collegarci con i nostri paesi limitrofi. Noi siamo naturalmente un hub d'Italia elettrico e aggiungerei attrazione a questo punto rinnovabile nel Mediterraneo. Abbiamo in questo momento in gestione 25 reti e collegamenti con i paesi limitrofi, ma in termini di investimenti nei nostri piani a 10 anni abbiamo in questo momento 6,6 miliardi, come anticipava il Premier, circa 1 miliardo l'anno per i prossimi 4 anni, incluse 6 linee importantissime di ulteriore collegamento con l'estero. Le linee di collegamento con l'estero che abbiamo, le 25, erano tutte nate quando eravamo in deficit energetico, quindi importavamo. Oggi, sempre di più, d'accordo anche con i nostri colleghi della produzione, le spingiamo per permettere invece di esportare. Stiamo lavorando a 2 progetti, i più importanti, i più avanzati sono in Francia un collegamento sotto il tunnel del Fréjus, collegheremo i Balcani via Montenegro, quindi attireremo tutta quella zona che energeticamente e come popolazione è molto importante, sposteremo il baricentro energetico dei Balcani verso l'Italia cercando di evitare che ci taglino fuori passando da nord. Stiamo lavorando ad una linea con la Svizzera, un'altra linea con l'Austria e poi abbiamo iniziato i lavori ad una linea molto importante, i progetti in questo momento di collegamento verso sud, in particolare verso la Tunisia, che ha una valenza geopolitica chiaramente molto importante e che in questo momento riscontra anche a livello europeo un supporto fondamentale. Al sud continuiamo ad avere un focus specifico, perché poi il bilanciamento e l'equilibrio di questa pressione rinnovabile e non programmabile noi cerchiamo di gestirla attraverso diverse tecnologie sulla rete. Cerchiamo, per esempio, ovviamente facciamo tutte le previsioni meteorologiche le più affinate possibili, perché se le sbagliamo noi, ripeto, andiamo al buio. Ovviamente usiamo adesso, da qualche anno, è una tecnologia speciale sviluppata da noi, dei rilevatori di temperatura, quindi a seconda del clima specifico noi possiamo dosare la tensione e quindi ottimizzare l'utilizzo dei nostri cavi. E abbiamo, l'ingegner Starace faceva riferimento alle batterie, abbiamo in questo momento in Italia a livello di rete di trasmissione il primo per dimensione e tecnologia polo di batterie al mondo. Abbiamo già installato al mondo, abbiamo installato 50 megawatt tra Sardegna, Sicilia e Campania. Contiamo di investire altri 25, di costruire, scusate, altri 25 megawatt di batterie nei prossimi 3 anni e chiaramente lo strumento nelle sue diverse tecnologie si presta a assorbire tutti i problemi appunto della non programmabilità delle fonti rinnovabili. Abbiamo parlato principalmente di Italia, perché è qui che noi ci focalizziamo, però è importante dare anche un messaggio, credo, di esportazione di questa nostra miglior prassi e quindi qualche settimana fa, spero con soddisfazione, abbiamo consegnato ad Enel una linea di interconnessione in Cile, abbiamo dei progetti avanzati, quindi costruita dai nostri tecnici e consegnata per un impianto eolico in Cile di proprietà di Enel. Abbiamo dei progetti avanzati con Eni, soprattutto nel sud dell'Africa, cercando di esportare quella filiera
che per quanto riguarda Terna ha una ricaduta molto specifica sul territorio. Questo ci tengo a dirlo e chiudo. Il 95% delle capex di Terna finisce a imprese italiane, quindi sono investimenti e sviluppo che rimane su aziende italiane. E quindi quella filiera che noi creiamo, perché dobbiamo fare gli investimenti qua, è nostra ambizione portarla e esportarla fuori, perché grazie ai nostri investimenti quelle imprese innovano e crescono, e poi se possiamo essere il loro trampolino verso l'estero, questo ovviamente chiude il cerchio. Ringrazio tutti per l'attenzione. Bene, so che vi vedo alcuni che siete stanchi, speravate in botta e risposta e in discussioni magari più sull'attualità, ma questo è il tema centrale dei prossimi anni. E il tema centrale dei prossimi anni, secondo me, non può che vedere l'Italia assolutamente all'avanguardia. Per questo chiederei prima a Gianluca Galletti e poi a Carlo Calenda di illustrare brevemente per parte dei rispettivi ministeri ciò che stanno facendo, e poi a Calenda di chiudere simbolicamente al termine del suo intervento con la firma definitiva del decreto del Ministro, che andrà a questo punto in pubblicazione oggi pomeriggio o domani. Gianluca, compresa la parte sulle scuole. Grazie, mi ricordo che quando si è insediato il governo io ho avuto un mandato preciso, quello di trasformare il mio ministero, quello dell'ambiente, dal ministero del vincolo nel ministero dello sviluppo. La storia dello sviluppo ambientale, dello sviluppo sostenibile, la storia che abbiamo ascoltato stamattina da Descalzi, Storace e Delfante è un primo passo verso quel risultato. È una storia bella perché ci disegna una parte dello sviluppo sostenibile che questo Paese ha intrapreso in maniera forte. Se io sommo gli investimenti che loro hanno annunciato questa mattina per i prossimi anni, arrivo molto sopra i 10 miliardi. Allora 10 miliardi vuol dire tutela dell'ambiente, vuol dire posti di lavoro, vuol dire PIL per questo Paese. Allora ambiente e sviluppo possono coesistere. Questa è la prova provata. E non è stato facile, Non è stato facile, perché le spinte che noi abbiamo avuto, le ricordava prima il Presidente, in certi momenti storici in questi due anni, erano precise. Era la spinta del no. Chiudete le piattaforme offshore, intervenite pesantemente sulle onshore chiudendo stabilimenti petroliferi. No. L'oil gas non è la controparte del mio ministero, ma è una parte importante della transizione industriale verso un'economia verde che questo Paese ha intrapreso prima degli altri Paesi europei. Io non sopporterò più da oggi che mi vengano paragonati e portati a confronto altri Paesi europei che hanno performance ambientali molto minori della nostra. Mi parlano di energie rinnovabili, bene, noi, lo dirà dopo Carlo più precisamente di me, abbiamo delle performance che sono le migliori in Europa e forse nel mondo. Quindi nessuno mi venga più a confrontare l'Italia sulle rinnovabili con la Germania, che c'ha ancora il carbone molto più di noi e c'ha pure il nucleare, o con la Francia che ha il nucleare. Noi abbiamo fatto scelte precise che oggi ci permettono di andare verso una transizione verde e un'economia verde di questo Paese, che vuole dire una parte importante del piano strategico, del piano industriale Paese. Il Ministero dell'Ambiente è parte importante del piano industriale del Paese. Non è un vincolo, ma è un motore di sviluppo. Dopo illustrerà bene Carlo il conto termico, il decreto rinnovabili. Io voglio solo mettervi a conoscenza di altri bandi che noi abbiamo già aperto oggi sulle rinnovabili e soprattutto sull'efficientamento energetico. È partito il conto termico 2.0, 900 milioni di contributi ai privati e ai pubblici che vogliono efficientare i propri edifici, che si somma. È partito il 31 maggio, è già aperto il bando.
A questo chiaramente si somma, non è che viene meno, lo sconto fiscale del 65% dell'eco bonus. Abbiamo 250 milioni per l'efficientamento delle scuole, fondo Kyoto, fondo quindi di efficienza energetica, fondo rotativo a disposizione dei comuni, bando già aperto un mese e mezzo fa. Abbiamo 90 milioni sulla mobilità sostenibile, parte sono, li ha ricordati Starace prima, perché vanno anche sulle colonnine elettriche, parte vanno sui percorsi casa-scuola, casa-lavoro. Quindi noi abbiamo un lavoro importante anche sull'efficientamento energetico, oltre che sulle energie rinnovabili, all'interno di un piano industriale paese che rappresenterà l'asse portante del mio Ministero. Devo firmare prima di partire. Dopo. Presidente. Allora, due dati di inquadramento e poi il decreto. Noi abbiamo oggi una situazione in Italia per cui sulle rinnovabili, come avete sentito prima, abbiamo raggiunto sia dal punto di vista del termico ed elettrico, sia dal punto di vista dell'elettrico in termini di rapporto tra produzione e consumo, gli obiettivi europei con circa 6 anni di anticipo. Adesso stiamo crescendo di più. L'amministratore delegato dell'Enel citava prima il 33%, che è un risultato molto significativo sull'elettrico, molto molto importante. Allora, qui la prima domanda, questo l'abbiamo fatto incentivando molto l'energia rinnovabile, facendo una scommessa molto significativa. Allora, la prima domanda che bisogna farci è: perché dobbiamo continuare a investire su questo settore? Lo dobbiamo fare per quello che è emerso oggi, cioè il fatto che le energie rinnovabili non sono quello che noi immaginiamo o abbiamo immaginato per un periodo, cioè dei pannelli fotovoltaici messi semplicemente in un campo a produrre energia, purché sia. Ma è un investimento a 360 gradi perché, per esempio, fa sì che la generazione, che una volta era concentrata in pochi posti, nelle grandi centrali, diventa molto diffusa. La generazione diffusa implica il fatto che la rete si ridisegna, perché la rete deve essere capace di gestire gli squilibri meglio e soprattutto deve gestire dei consumatori che sono produttori, per cui oggi c'è una, in qualche modo, una messa insieme, si vengono chiamati prosumers. Ora, questo impatta tantissime altre cose, l'edilizia, l'efficienza energetica degli edifici, per esempio, è in un settore, in un paese in cui il consumo del suolo è pesante, questa è una grandissima scelta di politica industriale, il fatto di fare delle regole che impattano sull'efficienza energetica vuol dire far fare più investimenti. Quindi questo è un pezzo, diceva Gianluca giustamente, di un piano industriale del Paese ed è un pezzo significativo e in qualche modo fondante su cui stiamo lavorando insieme. Quando abbiamo guardato questo decreto che cosa fa? Prende la diminuzione fisiologica del peso delle rinnovabili nella bolletta e sostanzialmente va a inserire nel corso degli anni incentivi fatti però in modo molto diverso dal passato. Prima di tutto, fa sì che resta un livello uniforme, che quindi non c'è un aggravio, ma che resta un livello uniforme. Dobbiamo tenere presente che dal prossimo anno, dal 1 gennaio, in virtù della politica europea, noi dovremmo andare verso una totale neutralità tecnologica. Cioè noi potremmo continuare a incentivare, ma lo dovremmo fare solo sulla base di quelli che sono più efficienti, anche se non sono frontiera tecnologica, perché magari spesso sono più maturi. Allora, questa era l'ultima occasione per noi per fare un ragionamento industriale. Spesso nel passato la questione delle rinnovabili, incentivi rinnovabili, è stato anche un ragionamento di natura finanziaria. Cioè, io voglio produrre tanto, do degli incentivi, grandi campi, li abbiamo sentiti prima, spesso da riconvertire. Quello che noi abbiamo cercato di fare qui è una cosa diversa. Quindi 400 milioni all'anno fino a comporre 9 miliardi di euro in 20 anni, un po' di più per il termodinamico. Con che tipo di allocazione? Questo è molto importante e su questo bisogna essere molto trasparenti. Oggi sul sito del Ministero trovate una presentazione di dettaglio sulle singole allocazioni, cioè come abbiamo immaginato che verranno ripartite sulle diverse tecnologie per fonti questi soldi. Allora, in primo luogo il 50% va verso la neutralità tecnologica, cioè lavora su quelle fonti che sono in qualche modo fonti che hanno un risultato molto positivo immediatamente, sono quasi in equilibrio. E quindi vale la pena spingerlo. Si parlava prima dei rifacimenti dei parchi eolici, che noi vogliamo accelerare.
perché oggi hanno la possibilità di fare un salto di produzione molto significativo. Sono quelle che convengono e sarà, come sulla base della normativa europea, sarà sostanzialmente il futuro dell'incentivazione sulle energie rinnovabili. Un 25% però abbiamo voluto allocarlo su tecnologie di frontiera. Faccio un esempio che è molto significativo. Parlava prima all'amministratore delegato dell'Enel del geotermico, dove noi sul geotermico innovativo siamo i primi al mondo. Un'altra cosa dove siamo forti è il termodinamico. Il termodinamico è molto adatto ai paesi, per esempio, del Medio Oriente. Noi però abbiamo la tecnologia. Il problema è che, avendo la tecnologia, non abbiamo un posto, un campo da far vedere. Cioè non abbiamo un posto dove la tecnologia sia stata implementata in Italia, cosa che è un prerequisito per poterla andare a vendere, perché sennò ovviamente la gente non la compra. Per questo abbiamo deciso che il 25% delle risorse vadano su una scelta che è una scelta di vera politica industriale, aiutare a realizzare su frontiera tecnologica dove l'Italia ha una tecnologia proprietaria. E infine l'ultimo 25% è il grande tema, l'altro tema, che è quello dell'economia circolare, quindi le biomasse e tutto quelli che sono, chiamiamoli, parti di scarto di un altro processo che vengono riutilizzate. Con questi elementi, efficienza, tecnologie di frontiera, economia circolare, sono le tre linee guida di questo decreto. Noi abbiamo, prima della fine dell'anno, appuntamenti molto importanti per le questioni energetiche. Avremo, alla fine dell'estate, di fatto la risestimazione, secondo quanto anche prevede la nuova normativa europea, della distribuzione degli oneri in bolletta, e quindi la normativa sugli energivori, che come voi sapete è fondamentale per alcuni comparti industriali. Abbiamo finito la negoziazione con Bruxelles, stiamo lavorando, direi anche molto positivamente, stiamo lavorando con l'autorità e su questo c'è un processo di consultazione pubblica, di consultazione ampia, e riteniamo di concluderla per la fine d'estate. Poi abbiamo il capacity market, che è un'altra grande sfida, che va fatto in modo molto corretto, perché non deve essere una forma di incentivazione, ma deve essere una forma di equilibrio del mercato, e cercando anche lì di avere tecnologie che sono in qualche modo emergenti, che sono più moderne. E infine abbiamo la SEN, la strategia energetica nazionale, dove noi, che è stata fatta qualche anno fa e che intendiamo rifare. Intendiamo rifare alla luce, non rifare ex novo, prendere quella che è stata fatta, usare quei parametri e rileggerli oggi. Perché se è vero che un pezzo fondamentale del piano industriale per l'Italia è la strategia energetica e la strategia energetica ambientale, è anche vero che su questo oggi c'è una furiosa battaglia, per esempio, a Bruxelles, in cui si decide come si andrà avanti su una serie di cose. Ecco, l'Italia su questo deve avere una posizione consapevole, prendendo una strada che dal lato investa sulle nuove tecnologie, sulle rinnovabili, oggi siamo qua per questo, ma dall'altro preservi, per esempio, il nostro cuore manifatturiero, che è molto importante. Con gioia, quindi, e molto onorato come l'abbia portato il Presidente del Consiglio, mi accingo a firmare il decreto. Grazie. 9 miliardi in... Presidente del Consiglio che va al sodo, 9 miliardi in 20 anni. Grazie. Allora, grazie Carlo, grazie Gianluca, grazie Matteo, grazie Francesco, grazie a Claudio che ci ha pure lasciato bardazzi una parte di Eni, oltre che le caramelline che hanno allietato, visto anche un po' degli operatori, quindi le caramelline avete diffuso con l'economia circolare un po' di caramelle anche agli operatori. Tutte le volte che qualcuno dirà, beh però qual è la strategia del Paese, posteremo questa ora di conferenza stampa, che per qualcuno potrà essere sembrata noiosa e lunga, ma che è l'esatto obiettivo del nostro lavoro, essere in grado di mostrare che siamo e saremo sempre di più all'avanguardia. C'è un hashtag che diciamo alla fine e che vogliamo utilizzare e che utilizzeremo sempre di più nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, nella scrittura dei documenti, ed è un hashtag per alcuni aspetti persino di richiamo e, se volete, di reminiscenza storica, culturale, perché noi pensiamo che questa sia anche una sfida politica, non soltanto una sfida tecnica. È l'hashtag Energie Nove. Chi di voi si ricorda, ricorderà che nel 1918 questa fu la prima rivista fondata dal giovanissimo Gobetti. Era un momento particolare della vita del nostro paese, si usciva dalla prima guerra mondiale e, ahimè, la situazione nazionale non era così tranquilla come poi, infatti, la storia dimostrerà. Eppure in quella rivista, alla quale parteciparono e collaborarono alcune tra le più grandi firme e alcuni tra i più grandi cervelli dell'epoca, c'era l'idea
di una svolta verso il futuro. Energie nuove, senza U, energie nuove come allora si poteva dire. Ma questo è anche il nostro hashtag, energie nuove. Naturalmente non siamo degni di essere paragonati alla grandezza del pensiero di quei giovani ragazzi che poi diventarono colonne dell'antifascismo. Ma a mio giudizio è importante dare il messaggio. Questa è una scelta politica. Prendere la scommessa, la grande scommessa di Eni, per entrare in luoghi che altrimenti sarebbero stati destinati all'abbandono e innovare, è il desiderio di avere energie nuove dentro il nostro cuore e non soltanto dentro il nostro business. Vale per i contatori digitali, vale per la riorganizzazione di alcune centrali, vale per il grande investimento sulle tecnologie. Ci diceva prima Starace che se avessimo degli impianti più moderni, direi contemporanei, il vento prodotto in Italia sarebbe il 50% in più. Pazzesco se ci pensate. Quindi non si tratta di andare a fare nuovi investimenti, ma trovare il quadro regolatorio per cui si possa innovare rapidamente. Energie nuove è il desiderio di fare di Terna non soltanto una grande azienda, la principale a livello europeo, ma anche una occasione di digitalizzazione, di innovazione e di futuro. E per loro campo di competenza, tanto il ministro Galletti quanto il ministro Calenda vi hanno dimostrato completamente come energie nuove non sia uno slogan, ma in questo caso siano obiettivi concreti, compresi dei bandi aperti, dai bandi sulle scuole ai bandi per le rinnovabili. 9 miliardi in 20 anni, quelli che Calenda ha appena firmato, le centinaia di milioni di cui hanno parlato gli altri. Quindi sintetizzo e concludo. L'Italia non è soltanto il paese più bello del mondo per gli italiani e non soltanto per gli italiani. È il paese che può essere il paese più rinnovabile, paradossalmente. Ha detto molto bene Galletti quando si è un po' inalberato, per quanto si possa inalberare Gianluca, che è un tipo pagato e sobrio, quando ha detto basta di prendere lezioni dagli altri. Siamo all'avanguardia su questi settori. Ma essere all'avanguardia vuol dire cambiare sempre, costantemente. E quindi la conferenza stampa di oggi era un punto, credo, importante per dimostrare che dopo la stagione delle polemiche, della demagogia, della campagna referendaria, tutti insieme vogliamo lavorare per fare dell'Italia il paese più rinnovabile. Possiamo farlo perché abbiamo talenti, ingegneria, capacità, innovazione, e perché abbiamo anche energie nuove pronte ad essere messe in campo dalle principali aziende di questo Paese e dal Governo. Per tutti questi motivi, grazie per aver seguito sino a qui. Se ci sono questioni specifiche sulla conferenza stampa, le prendiamo volentieri. Se avete domande sull'attualità politica, vi posso lasciare in ostaggio Filippo Sensi o qualcun altro. Se sono domande sulla specifica, sulla... No, siete provati, mi fa molto piacere. Prego. Che è successo? Sono Laura Serafini del Sole 24 Ore. Domanda molto specifica a proposito del decreto e del discorso del, come dire, rinnovare il parco eolico italiano. L'ingegner Starace ci ha detto che in realtà per fare questa cosa a Enel non servirebbero incentivi che sono invece previsti nel decreto, mentre sappiamo che per poter fare questa operazione di repower o revamping, come si chiama in gergo tecnico, il problema vero è, come dire, l'effetto NIMBY, cioè a livello locale capire come superare poi le resistenze a nuovi interventi sul territorio. Allora vorrei capire a chi è indirizzato il decreto sulla parte eolica, cioè a quale tipo di progetti e cosa state facendo, a che punto siete invece sulla parte regolatoria. Dunque, dividiamo i due aspetti. Io non credo che sia tanto l'effetto NIMBY, not in my backyard, rispetto ad alcune delle considerazioni che sono state fatte. Perché? Perché il quadro regolatorio europeo potrebbe semplicemente limitarsi a darci la possibilità di investimenti tecnologici negli impianti già esistenti e quindi senza avere un elemento di ricaduta su quella comunità. Perché se io c'ho già la pala eolica e la cosa che ti chiedo è semplicemente di cambiarla, addirittura si potrebbe anche pensare di farla più piccola o comunque di farla più innovativa rispetto a 10 anni fa, 15 anni fa, in alcuni casi 20 anni fa, non è un problema di rifiuto della comunità locale come c'è per esempio in altre realtà, nelle nuove piattaforme o nelle nuove centrali che invece suscitano un'apprensione. Qui si tratta semplicemente di reintervenire a livello normativo e questo vale
a livello idrico, per esempio, in molte delle partite che già ci sono a livello europeo. Dunque, la preoccupazione oggi non è tanto l'effetto NIMBY, che pure in questi temi c'è sempre, come ovvio. NIMBY è l'acronimo Not in My Backyard, che vede da ormai 20-25 anni, è stato coniato negli Stati Uniti, e che dice sostanzialmente: va bene fare questa operazione, ma non nel mio cortile, non nel mio comune, non nella casa mia, farlo da un'altra parte. L'impianto dei rifiuti va bene, sì, si fa, è giusto farlo, ma non a casa mia, non nel mio cortile. Non è questo oggi il problema principale che noi abbiamo. Poi c'è una discussione, è chiaro che Francesco ha più volte sottolineato, Francesco Staraci, la necessità di andare sulle rinnovabili senza incentivi. E perché dice questo? Lo ha spiegato oggi, sintetizzo così, vediamo se ho capito. L'innovazione è talmente diffusa e talmente forte che ciò che 20 anni fa necessitava di incentivi, altrimenti non stava sul mercato, oggi sta sul mercato grazie ai progressi dell'innovazione. Una parte di questi settori hanno comunque bisogno di essere accompagnati dal sostegno, che se tu dici che metti a disposizione dei soldi, anche non come incentivi, ma come interventi sulle scuole, o sul conto termico o su altre misure, stai comunque facendo un servizio alla comunità. In prospettiva sarà sempre meno, lo abbiamo detto, fino a ridursi a zero o quasi, e ciò che avverrà è, attraverso la capacità di accumulo diversa e attraverso una diversa distribuzione efficientamente energetico, la qualità delle energie rinnovabili e la quantità sarà sufficiente in prospettiva, con un lungo periodo, a prendere sempre di più il posto del carbone innanzitutto e dei fossili dopo, ma è un percorso molto lungo. E allora il decreto di 9 miliardi in 20 anni, quindi più o meno 500 milioni l'anno, anche se questo conto è fatto, è un po' discutibile, comunque è un aiuto importante. Non parliamo di 10 miliardi l'anno come in alcuni casi erano gli incentivi del passato, Gli incentivi del passato arrivavano a 10, 11, 12 miliardi l'anno. 500 milioni l'anno, più o meno, 480, è comunque un primo elemento importante. Gli interventi che Galletti ha sottolineato sono pronti a disposizione dei cittadini, delle scuole, degli edifici, e vanno evidenziati e valorizzati. Gli investimenti che comunque Eni, Enel e Terna faranno sono interventi senza incentivi di solito, nel senso che Starace non ha bisogno dell'incentivo per cambiare il contatore digitale, lo fa, mette 2 miliardi, 2,2, quanto metti sul 2,2, e nei prossimi 4 anni cambierà i contatori digitali di 31 milioni, 32, quanti erano? 32 milioni di persone. Poi che questo aiuti la riorganizzazione delle case con una domotica più efficiente, che aiuti la banda larga, che aiuti banalmente una parte di piccoli artigiani a lavorare di più, perché anche questo c'è, l'abbiamo detto in altre circostanze, viene dopo. Ma, e termino, la nostra scelta è: uno, lavorare in Europa perché il quadro regolatorio sia il più semplice possibile, e c'è ancora molto da fare, sicuramente sul vento, ma io dico anche e soprattutto sull'idrico, che forse è la priorità. Guardo un po' di volti che mi incoraggiano in questa vicenda. Due, noi vogliamo semplificare il quadro regolatorio per gli interventi di bonifica e di recupero. Se Staraci ha 23 centrali da rimettere a posto, o Descalzi deve intervenire in 10 realtà sostanzialmente dismesse per farci rinnovabili, bisogna che i ministeri siano supporti, siano capaci di dare una mano. Ed è quello al quale Descalzi ha richiamato prima e Staraci ha sottolineato. Credo tra l'altro che nelle prossime settimane arriveranno delle notizie su queste centrali, se capisco bene, qualcuna anche nel mese di luglio, mi viene detto. Perfetto, quindi già qualche prima notizia su alcune delle centrali che vengono rimesse, restituite a nuova vita, Energie Nuove c'è. Infine, e ho chiuso davvero, accanto agli aspetti dei decreti, non del decreto soltanto, accanto agli aspetti del quadro regolatorio, c'è un punto politico però che vorrei sottolineare, e cioè che noi siamo stati un anno a discutere di piattaforme offshore, con tutto ciò che ha comportato, anche in termini di divisioni politiche nel Paese. Io quello che propongo oggi, avendo ascoltato la voce dei cittadini nel corso del referendum e avendo verificato la lunga discussione politica che c'è stata, è quella di iniziare finalmente a parlare del futuro del nostro Paese, senza stereotipi e luoghi comuni. I luoghi comuni sono che l'Italia sulle rinnovabili è indietro. Non è vero. L'Italia è leader in questo settore,
L'Italia ha competenze in questo settore, l'Italia ha aziende in questo settore e l'Italia ha una strategia in questo settore, che oggi abbiamo cercato, in modo molto articolato, di presentarvi. Però quello che deve essere, ed è il pezzo finale davvero del nostro incontro con voi, è se la smettiamo di lamentarci in questo settore, possiamo essere punti di riferimento a livello mondiale, a condizione di far sì che le energie nuove che servono siano messe in condizioni di essere disciplinate, supportate, aiutate, e gliela dico così, apprezzerà o no, non lo so, ma visto che io sono quello considerato da alcuni esponenti della politica molto spesso attento alle lobby, diciamo che questo governo è il governo che è in mano alle lobby delle rinnovabili, vedendo i risultati, perché le rinnovabili sono la strategia per il futuro del nostro Paese. E noi ci crediamo talmente tanto che il primo a prendere la parola oggi è stato l'amministratore delegato della più grande azienda di oil and gas di questo Paese e una delle più grandi aziende di oil and gas del mondo. Siamo convinti che tutti insieme, in questa direzione, possiamo ottenere dei risultati. Vi sono molto grato per la pazienza. Domanda su questo, sulla politica. Prego. Vai, l'ultimo al volo, che poi abbiamo fatto due ore di... Prego. Non vedo legame tra le due questioni, nel senso che se la domanda è c'è un rapporto di causa-effetto, le dico di no, nel senso che qui abbiamo a che fare con amministratori delegati di prima qualità, devo dire, e la sua domanda mi aiuta anche per poterle dire che sono molto fiero delle persone che lavorano in questo governo e nelle aziende nominate dal governo, perché troppo spesso c'è un racconto in sottofondo di... il governo è fatto alla guida del paese, c'è un gruppo ristretto, un inner circle. Io credo che ci siano dei professionisti di grandissimo valore che sono stati scelti dal nostro governo, tutti e tre in questo caso, perché si era appena arrivati dopo alcuni colloqui, alcuni discorsi, con un piano molto chiaro, quello di portare queste aziende nel futuro, seguendo gli obiettivi ovviamente del sistema paese, ma avendo tutti loro chiaro qual è il disegno strategico. E sono loro a dover mandare avanti le aziende, sono loro che rispondono agli azionisti, sono loro che rispondono ai mercati, sono loro che ottengono dei risultati, che poi sono risultati ovviamente di natura politica anche, perché se il corridoio sud-nord nell'approvvigionamento di gas è un valore, vale a dire il rapporto Africa-Europa, questo è anche un obiettivo politico, non è soltanto un obiettivo di Eni S.p.A. Se decidiamo che sulle rinnovabili vogliamo scommettere, non è soltanto un obiettivo di Enel Green Power, è un grande obiettivo del sistema paese, ma le modalità con le quali questo avviene non dipendono certo da me, credo che questa sia la prima e direi, suppongo, l'ultima conferenza stampa che facciamo insieme, peraltro tutti e tre. Perché? Perché era l'obiettivo di dire guardate, questo è un passaggio importante rispetto alle percentuali dello Stato in Eni ed Enel, a questa si riferiva, oltre che naturalmente in Terna, che però ha, come noto, parliamo del pubblico più correttamente, perché Cassa Depositi e Prestiti, diamo la posizione come governo, noi non intendiamo scendere ulteriormente, non intendiamo scendere ulteriormente nelle nostre aziende che lei ha citato. E quindi penso che sia una risposta secca alla domanda chiusa che era stata fatta. Vi sono molto grato, buon lavoro a tutti e direi a questo punto buon appetito.